ad un'idea geniale, magari avercele, no? Le idee geniali che tac di colpo ti cambiano la vita. A lui è successo non proprio così tac di colpo, perché ci ha messo un po', ha lavorato tantissimo, però è Agostino Sibillo, ve lo presento, amministratore delegato di Life of Me. Benvenuto. Allora, l'idea Grazie. Geniale è partita, è nata quanti anni fa e qual è stata questa idea geniale? Stiamo parlando sempre del campo, quello vastissimo, quello enorme, infinito dell'informatica. È nata circa 5 anni fa ed è nata dalla necessità che io ho sempre avuto di trovare una soluzione a quelli che erano i crash dei sistemi. Quindi quando si aprivano più pagine in internet, queste pagine, o quando si facevano più applicazioni multimediali contemporaneamente, queste applicazioni determinavano il crash dei sistemi. Ho creato un particolare tipo di metodo, che poi è diventato un brevetto mondiale, che riesce ad aggregare non soltanto le pagine web, ma anche i proxy, browser e i servers, in modo tale da far lavorare un po' meno, per dirla in modo semplice, le CPU interne di tablet e smartphone. Adesso traduciamo, non vi preoccupate a casa. Vuol dire che praticamente riusciamo ad aprire più pagine nello stesso momento anche andando su internet, giusto? Certo. Adesso io non voglio banalizzare quella che è stata la sua invenzione, il suo brevetto, però praticamente quello che noi facciamo tutti i giorni in modo naturale. Esattamente. E beh, l'ha brevettato lui, è lui che l'ha brevettato 5 anni fa e grazie a lui adesso noi riusciamo ad avere, diciamo, a lavorare su più pagine, su più campi, su più, diciamo, no? Senza mandare in crisi i sistemi. Senza mandare in crisi il sistema. Allora, tutto quello che vediamo noi su queste alzatine, su questi tavoli, sono stati in qualche modo influenzati, conseguenti, giusto, a questo brevetto. Certo, perché poi dopo questo brevetto ne sono partiti altri 18 e poi da questi 18 brevetti sono citato in più di altri 100 invenzioni e brevetti mondiali. Non c'è oggigiorno un colosso dell'informatica che non utilizza uno dei miei brevetti o che comunque non si rifà a qualcuno di questi Perfetto, brevetti. Un genio, l'abbiamo detto, abbiamo visto la fotografia prima, era lui in mezzo a Leonardo e Olivetti, quindi ci sta benissimo, no? Lì in mezzo, anche se magari è un'eredità pesante, però ci sta benissimo. Ma da dove è partito lei? E quando? Io sono partito diversi anni fa, più di 10 anni fa sono partito da una città, da un paese che si chiama Manfredonia, in provincia di Foggia. Manfredonia. E andai a Los Angeles dove per questioni di cuore ci rimasi e poi di lì... Innamorato. Esattamente, innamorato, e poi di lì è partita tutta quanta la mia storia. Però non è che a Los Angeles ha fatto... Ecco, questa è la sua macchina, tra virgolette, parcheggiata davanti... E non è che, diciamo, arrivato a Los Angeles, è entrato subito nei sistemi, ha inventato le cose, cioè lei ha fatto anche lavori normali, no? Ho fatto anche lavori normali, lavori abbastanza umili, per poi... Ma io suono il pianoforte, quindi facevo il turnista negli studi di registrazione, andavo in giro, quindi realizzavo canzoni, ecco, facevo questo. E poi mi sono avvicinato sempre di più al mondo dell'informatica e un bel giorno, mentre ancora ero all'università iscritto, sono venuto fuori con quest'idea che poi si è tradotta in un brevetto mondiale e quindi questo mi ha dato sicuramente molta fortuna. Lei oggi è ritornato qua in Italia, da quant'è che non tornava a vedere i suoi genitori? Mancavo almeno da 11 anni. 11 anni? Sì. Cioè sono 11 anni che abita a Beverly Hills e... Sì, anche perché... Non le manca la Puglia? Ah, mi manca. Non le mancano le cose che le cucinava sua madre? Ma sicuramente, sì, sì. Manca sempre, però alla fine... grazie ad internet, grazie al web, io riesco a parlare con i miei praticamente quasi tutti i giorni, quindi siamo comunque in contatto. Certo ci manca il contatto fisico, ma comunque il contatto virtuale c'è sempre, pertanto la vicinanza c'è comunque. Allora diamo un consiglio ai ragazzi, no? Nel senso che prima parlavamo e lei mi diceva non c'è più bisogno di andare all'estero, esistono delle crowdsourcing o comunque ci sono delle risorse veramente globali ormai, no? Sì. Che ti permettono di fare le cose anche senza, diciamo, andare per forza dall'altra parte dell'oceano e lasciare tutti a casa. Che cosa possiamo consigliare ai giovani che hanno un'idea? A chi vuole andare avanti, chi vuole fare qualcosa? Certo, io da parte mia sto creando una piattaforma che si chiama Life of Me, come hai già detto prima, che è una piattaforma che insomma aiuta un po' tutti quanti nella realizzazione di se stessi. Ognuno può creare i propri eventi online, li può promuovere,
e può decidere anche di essere ricompensato per i propri eventi. Io non consiglio a nessuno di lasciare l'Italia, forse sono impopolare, forse è contro quello che ho fatto io, anche perché le legislazioni, in particolare anche quella statunitense, non ti permettono di andare lì a caccia di lavoro, è assolutamente vietato. Entri come turista e devi uscire come turista. Quindi, o ti sposi. O ti sposi oppure il lavoro che deve cercare te qui in Italia. Certo. Ed ecco perché con situazioni del genere, quindi investendo sempre di più nel web, investendo sempre di più in quelle che sono le tecnologie multimediali. Si può fare anche da casa. Esattamente. Anche da Manfredonia si può fare. Si può fare anche da Manfredonia. E un'altra cosa le volevo chiedere, quale sarà la nuova invenzione, perché ci siamo, giusto? Siamo lì, cioè la creazione di un nuovo social network. Esatto, un nuovo social network che non è più un social network ma diventa una sorta di network socialmente utile, cioè un network rivolto alla gente, dove il semplice messaggino e l'invio di foto non è più l'elemento importante, fondamentale del network, ma l'elemento fondamentale del network diventa la persona, quindi la realizzazione di se stessi. Quindi, praticamente il suo sogno. Praticamente il mio sogno. Praticamente traslato sogno. E trasformato in tecnologia. Beh, in bocca al lupo, e questa potrebbe essere davvero una delle nuove frontiere del web. Tanto ci rimango un po' qua in Italia, va, così, certo. Giusto? Prima di ritornare a casa. Grazie ad Agostino Sibillo per essere stato con noi. Grazie. Vediamo che tempo fa.